Buongiorno, siamo al nostro terzo incontro delle lezioni di musica dall'archivio del campus. Siamo sempre all'Istituto Goffredo Petrassi di Latina e il compositore di cui ci occupiamo in questo terzo e anche nel quarto incontro, dopo aver dedicato due appuntamenti a Goffredo Petrassi, ci dedichiamo a Luis de Pablo e quindi cambiamo presidente onorario del campus. Petrassi lo è stato lungamente e nel 2010 Luis de Pablo è stato nominato giustamente presidente onorario del Campus Internazionale di Musica di Latina. Non riesco a non iniziare a parlare di Pablo senza dire che ci sono casi nella vita in cui non si può essere che grati alla sorte che ci ha permesso certi incontri. Sono quegli incontri che ci rendono più ricchi, più profondi, quasi senza che ce ne accorgiamo. Di solito avvengono nel modo naturale, nel modo più semplice possibile, e questi incontri non possono essere tantissimi nella vita. Uno di questi per me è rappresentato esattamente da Luis de Pablo, che non è solo uno dei più grandi compositori viventi, ma una delle più grandi persone che mi è capitato di incontrare nella vita. La sua biografia è una specie è molto vasta. Luis ha compiuto 90 anni quest'anno, nel 2020, ed è stato un po' da tutte le parti del mondo. Ma è curioso dire che musicalmente è stato un autodidatta, cioè non ha titoli di studio musicali, ha studiato legge, a dire la verità. Però già per tutti gli anni 50 è sempre più attivo come giovane compositore, non solo come giovane compositore, ma anche riesce in una Spagna che si può immaginare non facile dal punto di vista politico, a essere promotore di attività per la diffusione della musica contemporanea in vari modi, presidente della Gioventù Musicale Spagnola, eccetera, eccetera. Già dal 61 comincia a fare dei viaggi in tutta Europa. Viaggi che si infittiscono e la sua musica diventa subito molto internazionale, questo è interessante notarlo, fino a quando nel 73, va detto, approfitta di un invito di insegnamento oltreoceano, cioè parzialmente negli Stati Uniti e poi più lungamente in Canada, a Ottawa e a Montreal, per lasciare una Spagna in cui le ultime propaggini di franchismo stanno diventando particolarmente ingombranti sulla sua vita, diciamo. E da qui in avanti viaggi e esecuzioni non si contano più. Ma perché parlo di viaggi? Perché i viaggi di una persona di questo genere non sono soltanto degli spostamenti, ma sono degli approfondimenti, delle conoscenze progressive, delle culture, delle attitudini, delle modalità, delle storie, delle antropologie di tutto il mondo. E Luis de Pablo è forse tra tutti coloro che conosco, è chi più ha assorbito i modi, non solo la cultura in senso, ma gli stili di vita. Non dimenticherò mai quando, seduti a un tavolo di un bar di Parigi, credo, mi citò a me, milanese, Carlo Porta in dialetto milanese e io non riuscivo ad andare avanti. E lui sapeva Carlo Porta in dialetto milanese. Questo credo che basti a dare un'idea. In più, la conoscenza letteraria di Luis è straordinaria ed è fatta di curiosità, cioè conosce quello che nessuno conosce mai. Però che nessuno pensi a una erudizione. È una figura tanto vasta e profonda la sua cultura, tanto semplice è il modo di essere di Luis de Pablo. Noi adesso in questi due appuntamenti, insomma, queste due lezioni, proponiamo tre brani, cioè due oggi e uno nel successivo appuntamento. Perché due oggi, essendo costretti a farne sentire soltanto dei frammenti, per mostrare un'evoluzione enorme, faremo ascoltare due brani totalmente, completamente diversi. Sarebbe difficile pensare che siano stati scritti dallo stesso compositore. I due pezzi li dico in ordine cronologico, ma li presenteremo in ordine inverso per un motivo molto preciso. Sono in ordine cronologico Le Prie Dieu sur la Terrasse del 1973, che è per un percussionista, e Anatomias, che è molto successivo, cioè recita la partitura 2005-2007, brano per viola e cinque strumenti in tre movimenti. Noi adesso cominciamo a parlare di Anatomias. Perché lo faccio, cioè del pezzo più recente?
Lo faccio un po' simbolicamente perché è il brano che è stato eseguito al Festival Pontino nel 2010 in occasione del concerto a lui dedicato durante, come dire, in festeggiamento della nomina appunto a presidente onorario del campus. Quindi mi sembra giusto cominciare da questo brano. C'è una simpatica notazione di De Pablo sulla motivazione del titolo, Anatomias, che francamente poi non dove dire. Non è tanto importante per il pezzo, neanche l'altro caso, ma l'altro caso, Le Prigieux, sarà molto particolare dire da dove viene il titolo. Anatomias è il titolo che Picasso ha dato a una serie di disegni di nudi femminili. Ed è simpatico il fatto che Luis, quando ne parla, parla di questo riferimento a questi disegni, poi all'ultimo momento dice una frase che attenua un po', come dire, sì, come, attenua un po' questo riferimento ai nudi femminili, insomma lo fa in maniera un po' prude, non certo come Picasso, che invece prude non era assolutamente. Anatomia è un brano piuttosto ampio. Infatti noi saremmo costretti ad ascoltare una porzione di ciascuno dei tre movimenti da cui è fatto. Sono tre. Allora, partiamo dall'organico. L'organico, quando ho conosciuto questo brano, peraltro ero presente a questa esecuzione al Festival Pontino, quando si vede un organico così fatto, viola solista e cinque strumenti che sono due clarinetti, corno, trombone e arpa, verrebbe da dire mio Dio, nel senso che è un organico. Si penserebbe che la cosa più difficile sia tenere insieme un organico in cui due ottoni sono insieme a un'arpa, ad esempio, che suona in maniera totalmente diversa e per di più con una viola solista. Beh, forse una delle prime caratteristiche di questo brano nel suo complesso è una enorme capacità di fusione timbrica tra gli strumenti e di associazioni timbriche a sottogruppi di questa difficilissima strumentazione. Mi manca l'informazione, non so se questo organico è stato scelto da Luis De Pablo o se gli è stato proposto. In un caso o nell'altro, devo dire che l'esito timbrico è di una raffinatezza veramente straordinaria e di una ricchezza di situazioni. Ecco, il secondo aspetto è che mette in scena una cosa che appartiene comunque a tutta la produzione di De Pablo, una esuberante capacità inventiva. In questo pezzo ci sono decine di situazioni musicali e quasi a volte non si preoccupa dell'accostamento. Sono, infatti, poi vedremo anche nel prossimo appuntamento, che a volte, non tanto in questo brano quanto nel brano che tratteremo nel prossimo appuntamento, agisce a sezioni, ma per esuberanza inventiva, cioè sono tante successive situazioni musicali. I tre movimenti di cui è fatto Anatomias si presentano un po' come i movimenti di un concerto antico, e cioè la struttura del tipo allegro adagio allegro, diciamo, con delle logiche un po' particolari di cui adesso vedremo. E non solo, mi piace incominciare da Anatomias perché all'inizio, proprio all'inizio, adesso andrò al pianoforte su questo. In questa cadenza iniziale di viola, e poi vedremo che questo era già successo, ma invece era totalmente assente nel De Pablo degli anni 70, c'è una evidente, chissà, forse lui non so se, non so nemmeno se è consapevole, non so se nemmeno se gli è gradito che venga detto questo, ma lo dice il suono, c'è un profumo, diciamo, di Spagna. È un argomento delicato perché sulla Spagna e il folklore poi si rischia sempre di cadere nei luoghi comuni, ma una certa cosa, adesso mi sposto al pianoforte, ci dice che di un De Pablo riappacificato con le proprie radici nazionali, dopo essere stato il compositore forse uno dei più internazionali possibili. Si tenga presente che Luis de Pablo è sì spagnolo, ma è di provenienza basca, che è una regione comunque piuttosto eccentrica rispetto alla Spagna. Adesso vado al pianoforte con la partitura di Anatomias e vi dico alcune cose di ciò che ascolteremo. Non lo posso dire del totale dei movimenti perché prenderebbe moltissimo tempo. Innanzitutto, la prima gogica. Quando ho visto questa prima gogica, ho pensato che era quanto di più estraneo alla figura e alla persona di Luis de Pablo, ma secondo me è una gogica, mi dispiace per l'amico Luis, mi sembra una gogica sbagliata, cioè agitato.
niente mai, né della persona né del compositore De Pablo è agitato. Agitato è un aggettivo un po' negativo. Invece in questo caso è ricco, pieno di esuberanza, inventivo, veloce, ma non agitato. In ogni caso si incomincia con una cadenza di viola. Adesso io sono fatta su pochissime note nella regione più grave della viola, con delle piccole cellule. Queste piccole note, queste poche note, tutto intorno, in una piccolissima zona, fa un po' melopea con radici. Fatta da me al pianoforte forse non abbastanza, quando l'ascolterete dalla viola sicuramente molto di più. Questa cadenza iniziale di viola che si vede qua arriva alla fine, coagula, scende a un certo punto a una delle note più basse della viola, prima ha raggiunto una regione medio acuta, scende su questo do diesis, o meglio su questo trillo do diesis re, e su questo do diesis avviene, chiama in scena, è come se la viola chiamasse in scena tutti gli altri strumenti, l'arpa, il trombone, il corno, il primo clarinetto e il secondo clarinetto. A mio parere la nota do diesis è stata scelta in quanto la nota più bassa del clarinetto in la, infatti usa, pochi usano il clarinetto in la, in generale si usa il clarinetto in si bemolle, ma il clarinetto in si bemolle arriva fino al re e questa è l'unica nota peculiare del clarinetto in la, guarda caso si converge lì, tutti all'unisono. Questo primo modo di arrivare all'unisono, a mio parere, con un gioco timbrico che poi sentirete, è proprio il modo con cui De Pablo riesce a dare immediatamente il senso di una coesione timbrica tra strumenti abbastanza estranei l'uno all'altro che si ritrovano attorno a un unico nucleo di un'altezza. E infatti, subito dopo, poco dopo, c'è un percorso di salita del registro che si vede molto bene nella viola che va a raggiungere una specie di, diciamo, di estremo opposto. La viola si ferma qui, ma il clarinetto va più su, fa questo, arriva a questo sol e poi sale il sol diesis e su questa settima, su questa nota sol diesis, su questa settima, diciamo, c'è di nuovo un incontro di tutto l'ensemble che prima si è riunito qua e adesso si riunisce qua, dando veramente quindi unità al tutto, sospensione e poi parte un nuovo episodio che a mio parere è un vero e proprio virtuosismo timbrico, perché sentirete come si riesca a fare, se io dicessi viola, arpa e corno, come si fa? Invece lavora su pochissime note, sempre le stesse, gli armonici dell'arpa addolciscono il suono dell'arpa, riducono il transitorio d'attacco, il corno è un po' mascherato dai suoni chiusi, la viola fa dei trilli, dei tremoli intorno a queste note e si crea questo impasto in questo trio, sono esclusi i clarinetti, che poi coinvolge anche il trombone, sentirete una sorta di unità timbrica in cui forse non si capisce nemmeno chi sta suonando ed è tutto un episodio di questo genere fino a una irruzione, dovrei dire, del clarinetto basso sempre sul famoso do diesis che porta a uno spegnimento sul do diesis di tutti coloro che hanno suonato e noi in questo ascolto ci fermeremo qui. Il movimento andrà avanti con una serie furiosa di invenzioni una dopo l'altra. Ascoltiamo dunque i primi 3 minuti e qualche cosa del primo movimento cosiddetto agitato di Anatomias di Luis de Pablo. È un po' canto flamenco. Culmine, che è sempre un do diesis, ma acuto. E si scende al do diesis grave. Che chiama in scena l'arpa, il trombone.
corno e il clarinetto. E si lancia il secondo punto d'arrivo acuto, che riunisce tutti. Esce, rimane sul clarinetto ed ecco l'episodio di trio, corno, arpa e viola. Di grande bellezza timbrica. Corno trombone. Questa atmosfera un po' incantata, un po' lontana dei due ottoni, degli arpeggi dell'arpa e dei trilli della viola. Noi ci fermiamo qua, ma prima di allontanarmi dalla partitura del primo movimento faccio notare due cose che mi servono ad aggiungere un aggettivo molto importante di Luis de Pablo, spesso notato dal suo grande mentore Mario Bortolotto, spesso proprio qui al Festival Pontino, cioè l'ironia, che si nota in una sottile capacità di teatro. Teniamo presente che De Pablo a un certo punto si è molto dedicato al teatro. All'inizio, durante quell'episodio sul do diesis grave che coinvolge il clarinetto in la, il corno, l'arpa e la viola, a un certo punto, dopo questo do diesis, do diesis, do diesis, entra il povero strumento che era escluso, che era il trombone, con un do, il semitono sotto, cioè tutto era qua, e gli fa così. Come dire, ehi, ci sono anch'io, entra, va al forte e la musica cambia, la viola prende quel do e si riparte. Esattamente allo stesso modo, dopo questo incantamento che abbiamo sentito degli ottoni e dell'arpeggio dell'arpa, anche lì gli esclusi erano i clarinetti ed ecco che improvvisamente entra la viola, ma un clarinetto con quel famoso do diesis. Come dire, beh, e io chi sono? Si spegne tutto e si ripartirà. Ironia, una grande capacità di non prendersi troppo sul serio, una musica quasi che parla, che ci parla, e una capacità di scenica, di mettere in scena l'ensemble che suona. Passiamo al secondo movimento. Il secondo movimento, in questo caso la gogica è perfetta, ed è largo. Quindi siamo nella regione di un adagio molto adagio, e qual è la cifra prima di questo secondo movimento? La regione è estremamente oscura. Questo movimento è interamente, tutti salvo la viola, tutto in chiave di basso. Non compare una chiave di violino. Ovunque guarderete, dico tranne la viola, che la viola non possiede la chiave di basso, possiede la chiave di contralto, ma della viola si utilizza solo la parte grave. Ad esempio si inizia da queste parti del registro, questo è il corno. Questo è il trombone che usa questi suoni pedale, cioè sotto il suo registro. Siamo da queste parti. Ma il timbro degli ottoni li fa sembrare ancora più gravi di così, quasi un suono soffocato, oscuro, al di là della naturalità di questi strumenti. E quando entrano i clarinetti con la viola non può andare fino a lì, naturalmente suona qui, però è abbassato. I due clarinetti qui non sono due clarinetti, ma sono due clarinetti bassi, e quindi sono qua e qua all'inizio.
E tutto questo movimento si muove in questa regione di registro. Quando riemerge la viola con una cadenza, naturalmente esposta per forza di cose strumentali, in regione quantomeno media, ma si muove non più come la viola iniziale che o cantava o faceva questo canto con delle piccole celluline o un po' di arabeschi, qua fa una polifonia lenta, come un andamento a due voci. Naturalmente il pianoforte non permette di sentire bene le due voci. Un andamento strascinato, come dire, severo, oscuro, e il senso dell'oscuro è recuperato. Quello che non ha nel registro ce l'ha nel modo, nel tipo di suono, ma infatti entra poi un'arpa che è interamente qua. E noi lo ascolteremo esattamente fino alla fine di questo momento di arpa sola, e vi diamo così un senso del colore che contraddistingue il centro di Anatomias, che è questo movimento oscuro. Ascoltiamolo. Sentite quasi lo sforzo degli strumenti nel fatto di scendere fino a qui, come se fossero un po' sfiatati. Ecco i due clarinetti con la viola. Ed ecco la cadenza polifonica di viola di cui dicevo prima. Rientro dell'arpa. Siamo costretti a tagliare qui. Due osservazioni sono il niente più leggerezza, un senso, un profondo senso dell'oscuro, uno sprofondamento, non soltanto per il registro, ma per l'esito, per il tipo di musica. È lento, oscuro, non riesce a trovare luce in questo movimento, e così sarà fino in fondo.
e un senso di antico che c'è in quella cadenza di viole, di polifonia antica che parla di un Luis de Pablo riappacificato con delle radici lontane. Dico riappacificato, lo capiremo tra poco vedendo l'altro pezzo, il pezzo per percussionista. Passiamo al terzo movimento. Beh, si riemerge da questo oscuro. La Gogica fa sorridere, perché nessun compositore italiano metterebbe come agogica in fretta, perché in fretta, insomma, io non ho mai visto un pezzo di musica che porta la Gogica in fretta. In fretta cosa vuol dire? Vuol dire che è veloce, ripeto, la struttura globale è allegro adagio allegro. Ma in fretta vuol anche dire che è una musica veloce, cioè il metronomo in fondo, sì, il metronomo è veloce, ma non è tanto quello. È che in fretta vorrà dire che dopo questo oscuro rallentato, questo tempo allungato del lento e dell'oscuro, il tempo si comprime, tutto è molto veloce, tutto si susegue rapidamente. C'è questa, non farò nessun esempio pianistico qua perché è difficile farne, questo andamento velocissimo della viola, come un velo che passa pianissimo, legatissimo, che lancia i due clarinetti ed incomincia, invece, parlando di musica parlata, questo dialogo tra sequenza veloce della viola a cui rispondono i due clarinetti insieme, ritorna la viola, dialogo strettissimo, viola, clarinetti, viola, clarinetti, viola, clarinetti, viola che cambia ritmo e fa come gruppi di tre note, clarinetti, viola, strettissimo e serratissimo sempre di più, cambiando tra legato e staccato, eccetera, eccetera, fino a rivelare una cosa. Il clarinettista numero uno prende il clarinetto piccolo, l'anticlarinetto basso, che si slancia nella regione più acuta possibile del clarinetto, petulante, acuto, gridato, e non può, la memoria non può non andare ai tre pezzi per clarinetto solo di Igor Stravinsky, che colui che ha scoperto il clarinetto piccolo, con questa specie di uccello profeta lassù che grida la sua presenza là in alto, lontano, e su questo, su questa zona, su questo clarinetto piccolo, dovremo poi tagliare il nostro ascolto, fino a questa insistenza di tutti gli strumenti. Entrerebbe un'arpa abbastanza diatonica, ma su questo, taglieremo. Quel canetto piccolo è proprio il contraltare dell'oscuro che abbiamo appena ascoltato nel secondo movimento. Ascoltiamo dunque la prima parte del terzo movimento di Anatomias. Un unisono di partenza. E poi via. Chiariccio degli ottoni mentre il clarinettista prende il clarinetto piccolo. Estremamente teatrale questa. Su quest'arpa dobbiamo spegnere il nostro ascolto. Clarinetto
che cosa balza all'occhio, all'orecchio immediatamente? È una felicità di invenzione musicale straordinaria. Tra parentesi, parliamo comunque di un compositore in questo momento 75enne, 77enne, e che invece mette in campo una felicità di gesto, di invenzione, di figura, l'inseguirsi degli strumenti, i gesti cambiano ogni pochissimi secondi, sempre con una vera e propria felicità di invenzione, la cifra che passa e che passa anche dalla persona di Pablo. Se passiamo, facciamo un salto indietro adesso di 32 anni e arriviamo a questo Le Prix Dieu sur la terrasse. Innanzitutto il titolo, Le Prix Dieu sur la terrasse vuol dire l'inginocchiatoio sulla terrazza. Il titolo, francamente, uno dice, ma che diavolo significa? Il racconto è di De Pablo stesso, che all'epoca viveva appunto negli Stati Uniti, era il momento di insegnamento, in questo momento era a Buffalo, cioè nello stato di New York. Era un freddissimo inverno, pieno di neve, lui viveva in un hotel in un piano molto alto. Guardando dalla finestra ha visto una cosa che l'ha colpito. Sulla terrazza, sulla terrazza di un palazzo più basso, questa grande terrazza interamente coperta di neve, da molta neve, in mezzo c'era un inginocchiatoio. E questa immagine della terrazza coperta di neve e con l'inginocchiatoio è diventato il titolo del pezzo. Naturalmente non c'entra assolutamente nulla col pezzo, sia chiaro, ma va bene, è nata questa idea. Allora, parlando con De Pablo, questo pezzo è stato eseguito due volte in realtà al campus. Una prima volta molti anni fa, e io ricordo di aver seguito il pezzo insieme a Luis De Pablo, e devo dire la verità, ne avevo avuto paura, perché avevo visto che era un pezzo per un percussionista, ma che sostanzialmente era per una gran cassa o due gran casse. Vedere l'indicazione una, due gran casse, 20 minuti di durata, avevo pensato, mio Dio, e seguirlo vicino all'autore, come farò a dirgli che magari è il pezzo è noioso? In realtà è uno dei pezzi con la più grande invenzione timbrica, di sperimentazione strumentale, che credo siano mai stati scritti nel secondo dopoguerra. Luis diceva sempre che aveva potuto scriverlo perché era negli Stati Uniti e un paese ricco e che tutto gli era permesso. Ad esempio, è l'esempio più forte, qui comincio già a mostrare la partitura. Questa partitura sarà di grande interesse perché è una partitura interamente grafica. Se faccio vedere delle pagine a caso, si capisce che non c'è una sola nota in tutta la partitura. È una partitura di gesto, però in questo disegno della leggenda vedrete i due disegni di due gran casse. La seconda gran cassa, cosa succede alla seconda gran cassa? Si rideva insieme dicendo questo è perché gli Stati Uniti possono permettere di bucare una gran cassa, sostanzialmente di rovinarla per sempre, cioè di bucarne la pelle, di far passare che cosa? Una corda di contrabbasso, fissandola sotto e appendendola poi, questo è il disegno dello stand a cui appendere la gran cassa, perché? Perché l'idea, la geniale idea era, ma attenzione, era una sperimentazione, poteva anche non funzionare questa cosa, cioè si distrugge una gran cassa per vedere se funziona, funziona meravigliosamente, perché suonando con l'arco o pizzicando la corda di contrabbasso, è una corda di contrabbasso con la risonanza di una gran cassa, che è totalmente diverso che non un contrabbasso, timbricamente parlando. Questo pezzo, allora, noi adesso quando lo ascolteremo dobbiamo fare un ascolto lungo e un po' guidato, dico le cose che succedono. Mi dispiace, è un pezzo da vedere suonare perché è assolutamente dall'inizio al fine un grande rito. Il percussionista è più che un percussionista, ma è il vero e proprio sacerdote di un rito sonoro. Ma attenzione, senza il compiacimento della ritualità, no, è un rito del suono. Officiato da un percussionista che è musicista tout court, perché deve usare il corpo, la voce, le mani in vario modo, deve usare vari oggetti. Le indicazioni, quello che vedete qua scritto, soltanto questo, è soltanto l'elenco di ciò che è necessario per il pezzo. E tanto è apparentemente, che ne so, improvvisativa la scrittura, perché sono indicazioni di gesto, quanto viceversa, tutto è meticolosissimamente indicato. Ad esempio c'è l'elenco con uno, una piccola tavola coperta da una piccola, come dire, tovaglia, da una tovaglia, sul tavolo. Uno, due grandi cowbells, sono i campanacci, diciamo, ma molto belli.
il più grandi possibili, comunque dovrebbero avere una dimensione differente. Un arco di violoncello, un cerchio di gomma di 4-5 pollici di diametro, una catena di metallo, i cui anelli, eccetera, eccetera, eccetera. E precisi, 20 piccole monete, un cronometro, l'elenco delle bacchette necessarie, eccetera. Cioè, attenzione, è un pezzo apparentemente di gesto, ma che in realtà ha una precisione di composizione e di indicazioni enorme. Tant'è vero che la partitura è divisa in due. Da una parte i disegni che dicono il suono di quello che si sentirà, ma dall'altra parte sotto, in piccolo, 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 come scriveva sempre De Pablo, una precisissima indicazione su quello che deve succedere. Vedete questa lettera B grande e poi B1, B2, B3, B4, B5, B6. Se si guarda la partitura, c'è qui, c'è B3, dove sono gli altri? Ci sono sempre indicazioni B5, B4, passo passo guida l'esecutore esattamente nei gesti che deve compiere e descrive esattamente la sonorità che deve uscire. Un'altra cosa, naturalmente noi adesso nell'ascolto taglieremo i primi 15 secondi perché i primi 15 secondi sono di totale silenzio, perché l'esecutore deve entrare. Questa almeno ve la leggo perché è molto bella. Tra l'altro si guardi il disegno di questo omino con le mani unite qui davanti a lui, schematizzato in questo modo, semplice, un po' arcaica l'indicazione, ma estremamente efficace. Il percussionista arriva, si pone davanti, l'indicazione sono in inglese, si pone davanti alla grande gran cassa, che è illuminata brightly, in maniera molto lumino, molto forte. Egli rimane, egli viceversa rimane al buio, cioè è lo strumento a essere inquadrato dalla luce, e a quel punto, questo è importante, fa partire il cronometro, cioè tutte le indicazioni di tempo che vedete qua sotto, che spesso in una partitura di questo genere si danno delle durate, perché non è scritta a battute, perché si dice un minuto, ma in questo caso il cronometro, il tempo, entra nella liturgia, cioè la ritualità incomincia col percussionista che fa scattare il cronometro, rimane fermo 15 secondi, come dice qua, poi va alla gran cassa, adesso non leggerò tutto perché non finiremo più, e vi dico solo il suono che sentirete all'inizio, deve, e fa già parte del pezzo, attenzione, prendere la più grande delle campane, appoggiarla, come questo disegno dice, sulla gran cassa, deve avvicinare la bocca al campanaccio, in mano ha una cosiddetta Super Bowl, che sono quelle bacchette con la gomma molto aderente che strisciate producono un suono tenuto, senza percuotere le percussioni. Con una mano farà andare questa bacchetta sul campanaccio, con la bocca dovrà cantare, imitare, dice lui, il suono del campanaccio dentro il campanaccio, e con l'altra mano poco a poco dovrà spostare il campanaccio lungo, poi il campanaccio è un brutto termine, sono campane col suono molto bello, sulla pelle della gran cassa, strascinandola in modo che spesso emerga anche il suono della gran cassa stessa. Non potrò descrivervi tutto in questo modo, l'ascolteremo e seguiremo, poi sentirete i momenti più percussivi, come dice questo, me ne descrivo uno alla fine, dal punto di vista sonoro, che è molto, molto interessante e anche impressionante. Ad esempio in questo caso il disegno dice che le mani devono, e le braccia devono premere sulla pelle della gran cassa fino a deformarla, mentre dall'altra parte suona con la Super Bowl, perché questo deforma la nota, la gran cassa non fa note, però insomma si sente un'oscillazione del suono. Ma soprattutto a un certo punto c'è una vera e propria, infatti volevo arrivare a questi due elementi, c'è una situazione più ritmica, che è questa, si vede, scrive versione di ritmi, e va bene, la sentiremo. Poi va alla gran cassa appesa e quindi comincerà a suonare con dei pizzicati oppure con l'arco. Le indicazioni non importa perché deve anche diteggiare sulla corda e escono note diverse, ma non chiede delle note precise, il percussionista non è un contrabbassista, ma è il pizzicato con la risonanza di una gran cassa fino ad arrivare, e sarà l'ultima cosa che poi ascolteremo, a questa pagina dal disegno pazientissimamente fatto, come vedete. Che cosa succede? Tra i vari materiali che aveva, e di questo ho la memoria dell'esecuzione con un effetto straordinario,
Mentre fa questo ritmo, suona sulla gran cassa, l'altra mano incomincia a gettare delle monete, le 20 piccole monete, sulla gran cassa. Naturalmente cosa succede? Che battendo sulla gran cassa la pelle vibra e le monete rimbalzano. E questa gran cassa diventa come se venisse suonata anche dalle monete, creando un aspetto di folla progressiva, fino a un culmine, dopodiché a poco deve ritirare, tirar via le monete ed ecco che ritorna il suono della cassa iniziale. Ascolteremo i primi 9 minuti, ci sono infinite indicazioni sul movimento della bocca, su quello che le fa, sono infinite, non si possono vedere tutte, ma insisto a dire che ogni cosa è precisissimamente composta, non c'è nemmeno l'uno per mille dell'effettismo che si potrebbe immaginare, c'è un senso del suono composto e formalmente composto e temporalmente indicato con immensa precisione attraverso questo cronometro che deve dare il tempo al percussionista, evitando al percussionista di andare per i fatti suoi. Quindi adesso lo ascoltiamo dall'inizio, cercherò già tenere il segno complesso, dato la versione grafica, di indicare, non vi dirò quelle indicazioni per non rovinare il suono, va ascoltato come un lungo viaggio nel suono, ne ascolteremo meno della metà, il pezzo dura circa 20 minuti, ne ascoltiamo 9 minuti perché solo così si può entrare in questo rito. Partiamo con l'ascolto. Voice. Cambiamenti improvvisi, c'è scritto. Thank you.
dovete pensare che se si sente poco è perché è molto da vedere, questo premere sulla pelle, soffiando e strisciando. Questa è la sezione più ritmica. Percorso tra cellule che cambiano dinamica tra di loro. Questo è già l'arco sulla corda della gran cassa appesa. Pizzicati sulla corda. Pianissimo murmuring. Qua è tornato sulla gran cassa senza corda e comincia questi rimbalzi che sentite e la presenza delle monete. Noi ci fermiamo qua in questo ascolto, non siamo nemmeno a metà pezzo, soltanto dicendo il connubio meraviglioso tra
sperimentazione sonora, capacità di cercare il suono delle percussioni, di inventarne, ma con delle radici arcaiche lontanissime. Questo evento, questo crescendo, chiaramente allude a qualcosa di primigenio. E ultima osservazione, l'esecuzione straordinaria che ne ha fatta nel 2018 qua al Festival Pontino Simone Beneventi, che è quello che avete ascoltato. Quindi due facce totalmente diverse di Luis de Pablo, di cui nel prossimo appuntamento vedremo un altro pezzo. Buona giornata.